Alcuni lo chiamano il polmone verde della città e da tanti anni molti cittadini, in particolare il Comitato Bartolagi, si battono per la realizzazione del parco urbano nella vasta area del campo di aviazione. Il ministro Maurizio Lupi, nell'incontro avvenuto mercoledì mattina con le forze politiche e rappresentanti di varie istituzioni, ha dichiarato che si impegnerà per far avere in concessione d'uso l'area demaniale del parco. Il parco urbano è un argomento che sta a cuore sia alla Giunta Fenese, ma anche lei, onorevole, che ha presentato ben due interrogazioni. Assolutamente sì, infatti se da una parte Drudi chiedeva delucidazioni rispetto alla pista, mi sono sentita in qualità di fanese, essendo appunto una battaglia che sta a cuore a tanti, a tutta la città, di chiedere al ministro quando invece il demanio cederà a titolo gratuito al comune di Fano quell'area per realizzare finalmente, mi si permetta di dirlo, il grande polmone verde che questa città aspetta sin da troppi anni. Un ottimo incontro, devo dire la verità, il ministro si è preso degli impegni importanti su questioni che hanno delle ricadute strutturali ed economiche forti sulla nostra città, sia per quanto riguarda le opere compensative della società Autostrade, soprattutto per far partire i 50 milioni di opere il prima possibile. L'impegno con il collega ministro dell'Ambiente per quello che riguarda la difesa della costa, la E78 che sta proseguendo senza intoppi, ma soprattutto anche l'impegno per aiutarci ad avere in concessione d'uso l'area demaniale del parco, che così ci consentirebbe di far partire una volta per tutte questo parco cittadino, che è una bella risposta all'ambiente, ai cittadini, che ci fa usufruire uno spazio importante.